Ciao a tutti e bentornati. Oggi faremo l'unboxing dei Signori della Notte. Il gioco esce oggi sul mercato italiano. Io ho qui la mia copia perché ho fatto il Kickstarter lo scorso anno, quindi mi è arrivata il pacco una settimana prima. Allora, dicevo, oggi faremo solo l'unboxing. Per fare il tutorial mi ci vuole un'altra settimana, 10 giorni, quindi lo vedete nei prossimi giorni. Qui vedete due scatole. Una scatola, che è questa qui, è quella che è in commercio da oggi. L'altra scatola non so se andrà in commercio, è quello che è stato sbloccato dal Kickstarter, quindi tutto le monete di ferro piuttosto che le gocce di plastica trasparenti, di sangue. Quindi sono tutte cose che comunque non sono comprese nella scatola originale, ma sono appunto di Kickstarter. Non so se questa cosa verrà messa sul mercato, non ne ho idea. Basta aspettare i prossimi giorni e vedere Pentagon cosa deciderà di fare. Comunque, passiamo all'unboxing e, come detto, per il tutorial ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao! Ed eccoci con i Signori della Notte. Allora, la confezione ha tolto solo la plastica per i riflessi della telecamera, però non l'ho ancora aperta, sono ancora da vedere cosa c'è dentro. Perché ho due scatole invece di una? Allora, ho due scatole perché io ho fatto il Kickstarter, quindi questa scatola principale, quella che troverete in commercio distribuita dalla Pentagon Studio, e la seconda è quella sbloccata con il Kickstarter, che contiene un'espansione. Ora io non so se, come vedete qui il titolo è in inglese e qui in italiano, non so se questa è localizzata, non so se verrà localizzata in italiano, non so se verrà distribuita, non so niente, quindi vi faccio vedere quello che c'è qui dentro qualora un domani dovesse venire commercializzata, appunto, il materiale che c'è qui dentro anche in italiano, così sapete cosa andrete a comprare. Allora, questo è il Signore della Notte, abbiamo la scatola e al suo interno troviamo il manuale di gioco con le schede dei personaggi. Un attimino che apro questa plastichina qui. Eccoci qua con il contenuto. Allora, qui abbiamo le schede dei vampiri. Le schede dei vampiri che sono praticamente tutte uguali, hanno questo tracciato che si sblocca, come vedete ci sono dei dentini qua, vi metto in contrasto che si vedono un pochino meglio, e questi dentini vengono sbloccati a seconda delle uccisioni che vengono fatte durante la partita. E qui sotto ci sono delle mosse segrete, delle mosse personali di ogni vampiro che vengono sbloccate in determinati punti. Infatti vedete che qui ci sono altre due mosse e altri due punti, qui sono tutti diversi. Ogni vampiro ha i suoi colpi segreti e poi vedremo anche le miniature. Questi sono i tracciati per i giocatori, 2, 3, 4 o 5. Allora, questi tracciati sono quelli per la difficoltà, man mano che si va avanti nel gioco, un po' come, passatemi il termine, anche in Zombicide si va avanti con la difficoltà, si va avanti con il tracciato, è più difficile con i nemici che vengono messi sul tabellone di gioco. Allora, questo è solamente un unboxing, poi vi porterò il tutorial preciso di come verrà fatto, di come si gioca questo gioco. Questo è il manuale di gioco. Ok. Una ventina di pagine di manuale. Abbiamo tutti i vari token che sono le gocce di sangue per l'energia o questi qui che servono per tenere i punteggi. Abbiamo i token dei personaggi, abbiamo i token dei colpi particolari dei personaggi. Questo è il token del primo giocatore. Abbiamo poi queste che sono le carte, le carte, i cartoncini dei luoghi. Ora vi apro e vi faccio vedere. Allora, il gioco si svolge in una mappa che si costruisce sul tavolo, che comprende queste location, questi luoghi. Ogni luogo chiaramente ha delle specificazioni che si possono svolgere al suo interno, e appunto nel pacco base sono previsti questi luoghi qui. Ora non so se vanno messi tutti, mi sembra di sì, sono 10 luoghi, 3, 6, no, 9 luoghi, e vengono messi tutti e 9 sul tavolo. Nel Kickstarter dovrei averne sbloccati un altro uno o due, non mi ricordo quanti, che andranno appunto ad aggiungersi a questi luoghi. Come vedete,
dietro quel giornale. Insomma, dicevo che col Kickstarter abbiamo sbloccato altri luoghi che poi andranno appunto a arricchire e aggiungere variabilità alle partite. Queste sono le varie carte per giocare. Alcune sono le carte evento, alcune sono le difficoltà dove mettere i vari agenti durante le varie partite. Questo appunto sono le varie carte che dicevo prima, che vi fa vedere dove verranno messi i vari agenti. Sono tutte più o meno simili. Queste sono le reliquie. Ok. Qui abbiamo la sacchettata di dadi, che non sto neanche a tirar fuori. E qui abbiamo le miniature dei nostri 6 vampiri. Come vedete, qui la scatola è sagomata per metterci via via i pezzi, e questo secondo me è una cosa fatta veramente bene. Ora mettiamo un pochino a posto qui e vediamo cosa ci offre la scatola con la roba del Kickstarter, se entra tutto anche questa stanza, questa scatola qui, oppure se devo tenermi tutte e due le scatole tutte le volte che devo fare una partita. Vediamo subito. Anche in questo caso ho tolto la plastica. Oh, che bellezza! Allora, caro Kickstarter, allora mi sembra che sia tutto quanto tradotto. Quindi qui abbiamo un welcome kit con tutte le informazioni su quello che c'è dentro. Abbiamo dei racconti che non so a cosa servano. Abbiamo delle riproduzioni, non so se fanno parte del gioco, se sono solo semplici riproduzioni dei quadrettini, non lo so. Allora, questi sono i cerchiettini da mettere sotto ai giocatori per dare appunto il colore ai giocatori. Queste le ottime plance che ora vi farò vedere. Dicevo, ecco le plance, le 5 plance, come vedete, con lo spazio per far muovere il token per il livello. Prendiamo un esempio, questa va qui dentro e qui c'è il quadratino che si muove. Qui abbiamo un altro vampiro che è stato sbloccato e di conseguenza la sua mossa segreta, il suo token per muovere sul tracciato e il token del vampiro. Abbiamo altre location della città, quindi questa era quella del vampiro. Qui abbiamo altre location della città: Mercato Nero, Chinatown, cimitero, bassi fondi, e questo è vuoto. Come mai è vuoto? Ah, ma sono doppi questi qua. Fogne. Ok, bassi fondi e fogne. Forse perché bisogna girarla questa. Boh, ve lo vedremo nel regolamento poi. Abbiamo altre carte come quelle di prima, insomma, con i vari agenti e suppongo anche con i vari oggetti arcani. Qui credo che siano per fare la personalizzazione, che si possano personalizzare i vari livelli come vogliamo noi. Qui abbiamo altri ritrovamenti arcani. Abbiamo tutte le miniature del nuovo vampiro e dei vari agenti che troveremo in gioco.
Ora farò vedere una miniatura. Ecco la miniatura di un vampiro, non so se si vede la qualità. Allora, diciamo che la qualità non è male, la plastica forse boh, così così, però la qualità non è male, i dettagli ci sono. Ovvio, questo non è un gioco di miniature che fa delle miniature, diciamo, il punto fondamentale, questo è un gioco più di, diciamo, di bluff, è un gioco di, come posso dire, di strategia, ecco. Quindi le miniature sono secondarie in questo caso, però ecco, ci sono comunque buoni dettagli, sono fatte abbastanza bene. Ripeto, mi fa un po' strano questa plastica, che non è la stessa plastica che si trova in tutte le altre realizzazioni, non so che cosa hanno usato, però comunque sono buone miniature. Questa è l'ultima che vi faccio vedere. Bene, andiamo oltre, e qui abbiamo tutta la parte in metallo, quindi i vari token dei vampiri in metallo, sono questi qua, abbiamo le varie mosse dei vampiri, come abbiamo visto prima, quelli lì, i vari sigilli dei vampiri, anche questi in metallo, ognuno come vedete ha una sfumatura di colore diversa, che sono quelli appunto dei vari vampiri. Abbiamo il segnalino primo giocatore, anche questo in metallo, e poi abbiamo le gocce di sangue che da quelle palline, quelle gocce di cartone sono diventate queste gocce di cristallo, anche di plastica trasparente. Carina come idea. Ed eccoci qua, finito l'unboxing, quindi avete visto cosa c'è dentro i Signori della Notte. Vi farò la registrazione del tutorial in questi giorni. Vedrò anche di capire se è possibile mettere tutto in una stessa scatola. Se fosse possibile, comunque farò un'aggiunta a questo filmato, altrimenti noi ci vediamo comunque presto per questo unboxing. Beh, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo filmato. Ciao!